cazzo siamo, ragazzi? In ospedale? Ma sono in ospedale io? Ah, madonna. Allora la cappina di ora andrà bene, grazie, dottore. Perché noi eravamo in ospedale? Aspetta, vediamo se c'è qualcuna buona qua in ospedale. Ah, madonna. Compa, ti serve la mano? No, grazie, grazie, bello. Diciamo che sei scottata un attimo. Ma la mano, vuoi che la porto io? No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Salve, dottore. Buonasera, signora. Salve. Oh, comunque fuori sono i Men in Black. Salve, sono Pino Giglio. È venuta qua per caso la signora Margaret grazie Mead? Mille, grazie mille. Oddio, quando? Allora, recentemente? Non con me. È una signora, è cieca, la riconosce subito. Ok. Ora chiediamo al dottore. Chi cerca il signore? Margaret Mead. Quella che ha scritto Verso un'ecologia della mente, poi è diventata cieca. No, vabbè, controlla nella lista dei pazienti, vedi se è lì. Come ti chiami? Alaya? Mi sembra di leggere dal cartellino. Alia, e di dove sei? Che è un nome strano, non sei di qua? Sì, sono di Los Santos. Ah, sei di Los Santos? Sì, sì. Comunque hai dei capelli bellissimi, lo sai? Rosa naturale. Rosa naturale? Perché ogni tanto tremo io? Alia, ti posso dire una cosa? Alia, mi senti? Sì, sì. No, niente, che io ho un po' pippato stasera, non sto benissimo. Come ti senti male? Mi sento un po' male, mi puoi dare la mano? Cioè, mi trema, ogni tanto trema tutto qua. Ma raga, ma trema veramente, com'è perché ho pippato? Questa è la parte brutta. Lo so, però mi sta venendo un po' d'ansietta. Mi puoi dare la mano? Per favore, un abbraccio, una cosa? Una mano, vuoi la mano? No, no, proprio la mano che tipo mi tieni la mano. Scusi, ma io non lo so, questo sostegno di tipo affettivo non è che sto cercando più in ospedale. No. Mamma mia, così, ecco, così vedi, mi calmo un attimo. Ma perché sento sto bordello? Non puoi ripetere il cognome? No, ho capito, ma ti sento di merda, ma che c'hai? C'hai mal di gola? Mal di... no, sto bene. Ah, quindi lo sentivate bene anche voi, non solo io che avevo perché ho fumato. Sto... oh. Digli di venire in pizzeria, digli di venire in pizzeria. Amò, vieni in pizzeria, che ci stiamo con Pino. Buonasera. Come non hai mezzi? Ragazzi, andiamo in pizzeria. Ok. E ti dicevo... Prendi in taschi e vieni. Max. Dimmi. Un taschi, tanto ci costa niente. Dimmi, Pino. Praticamente, sto ragazzo qua... Al telefono. Ah, spiega il telefono. Vai, va bene. Vai. Questo ragazzo qua? È calabrese. È appena arrivato in città e cerca lavoro. Allora io gli darei un'opportunità, hai capito? Se vuol provare a lavorare. Bene. Io sono un buon lavoratore, sì. Si chiama Gino. Gino. E beh, devi cambiare nome in anagrafe, perché un Pino no, c'è la polizia locale, compa. Occhio. Che spettacolo di macchina, complimenti. Grazie, grazie. E qui lavoriamo, è normale, non è che c'è da stupirsi. Pino, lui è un tuo amico, sì? Sì, sì, lui è mio grande amico, Mbare si chiama. Come si chiama? Mbare si chiama. Buonasera, Mbare. Buonasera, perdonami, ma non do la mano. Anche io sono germofobico, ma vedi che in questa città dopo il Covid siamo cambiati un po' tutti, compa. Comunque, ragazzi, volete qualcosa? Vuoi qualcosa da mangiare che sei appena arrivato? Sono qua, sono qua. Effettivamente stavo morendo io prima. Dai, vieni, ti faccio vedere pure il locale. Mare, vuoi qualcosa tu? No, sto aspettando, aspetto che arrivo la mia compagna e poi organizzo. Okay. Ma prendo un bello yacht. È stato arrestato, signor Mare, per pantaloni. Allora io prendo lo yacht e tu prendi la... Capito, no, per da bere. Vabbè. Ospedale, purtroppo. Vado a prendere lo yacht. Gianni, stai facendo troppe domande, devi fare i cazzi tu. Buonasera. Parla con Max prima che poi ti offra anche da cena. Logan! Non sono Logan. Ah, scusa, assomigliavi. Ci assomigliava. Tutto bene, ragazzi? Lo conosco abbastanza bene, Logan. Tutto bene, lei come sta? Tutto bene, ragazzi. Vanno offerto qualcosa dentro, ma sono permessi di farvi pagare. No, buoni passo, non si preoccupi.
Hai visto? Devo andare carabinieri. Perché il suo locale? È mio. Sto per rinnovare, ci sto lavorando assai, compa. Come si chiama lei? Io, Pino. Pino Giglio. Piacere. Sono Maurizio. Maurizio, sì, che non diventi un vizio. In realtà è un nome brasiliano. Ciao, Maurizio Pincon da Silva. Mare. Era qua Maurizio che mi stava aspettando. Prova a chiamarlo, qua fuori. Mo? Ragazzi, vado un attimo dentro a salutare i ragazzi. Buon lavoro. Ascolta, ce l'hai il telefono? Certo, sì. Ragazzi, adesso vi leggo un attimo, mi stavo godendo l'RP. Ma secondo te, Geliseo, è giusto che mi godo l'RP quasi senza leggere? Ogni tanto mi devo fermare. Mi devo far curare, non mi faccio curare in bambara. Buonasera. Tosco, com'è sbagliato farsi curare? Buonasera. Buonasera, ragazzi. Sorpresa, Pino. Poi uscire un secondo. Come va? Arrivo subito, Red. Ok, ti aspetto qua fuori, così ci andiamo insieme. Come sta, signor Pino? Tutto bene, ragazzi, voi come state? Ma bene, dai, un po' moscia la serata, diciamo, a livello di clientela, però andiamo avanti. Come mai? Poca gente. La città si muove quando si muove lei, signor Pino. Vi ringrazio, ma ragazzi, vi dico la verità, state facendo un ottimo lavoro, sono molto fiero di voi. Grazie signor Pino. Cazzo, oh Mimmo, sono qua che sto dando qualcosa ai ragazzi. Sposta, eccolo qua. Boh. Ragazzi, complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie Pino. Mi raccomando, ragazzi, fate degli annunci, date. Sì, quelli sempre. Pino, ci stavo sto Pierino. Oh Remo, buonasera. Ciao, hai visto i vestiti nuovi? Oh, la Madonna, stai benissimo. Perché mi vado a cambiare anch'io? Scusate, ragazzi. Ragazzi, mi potete fare per favore un po' di pizza e qualcosa da bere? Che lo devo portare in barca, che vado a fare un giro in barca. Quanto vuoi? E fatelo per 3, 4, 5 persone, tipo, che ne so, 10, vedi tu. Ma senti una cosa. Oh, fammi cambiare. Sta lo stilista che mi ha vestito tutto. Ah, chi è lo stilista? È uno di Bari, è buono. Sei tu? Sì, sono io. Sei stilista? Stilista, scultore a volte. Lui è quello che ti ha scolpito la... Ah, sei quello che ha fatto... Sei l'architetto della statua, compa. Dice che mi devo tagliare i capelli. Tu che dici? Allora, innanzitutto gli offriamo subito quello che vuole da bere al signore. Vai, va. Vieni. Lasciami il numero, compa. Lasciami il numero un attimo dello scultore. Oh, pure tu, Remo, me lo devi dare il numero, eh? Stiamo facendo il James, ti chiami? Sì, James Pinturecchio. Ti è arrivato James e Remo? Va arrivato? Hai sharrato? C'è un po' di casino. È una persona, vedi che stanno tutti al telefono. Pino, Alejandro, come i zoomer, capito? I zoomer fanno questo. Ma questo Pino è un influencer, qua è un influencer della città, tutti quanti che lo cercano. Sono, diciamo, che sto provando a fare quella carriera lì, però diciamo sono partito dal basso. Pino, ti volevo presentare il signor Ugo, è una persona molto, molto, diciamo... Buonasera, bravo, signor Ugo, e benvenuto alla terrazza. Salve, signor Pino. È molto un onore per me poterla conoscere, soprattutto perché lei ha un capello che mi ricorda la mia gioventù. Molto piacere, Ugo Menozzi. Ugo, scusa che sono germofobico, però è molto il piacere è tutto mio. No, tranquillo, tranquillissimo. Che fai tu, Pino? Qua. Allora, io sono arrivato una settimana fa. Mi hanno chiamato degli amici, sono venuto e sto cercando un po' di lavoro, signor Pino. Qui è una città di scansafatiche e disoccupati. E che sai fare tu, compa? Ma io so fare tutto, signor Pino, vuole vedere. Io con le mani sono un mago. Allora... A 60 anni. Allora, guarda, lasciami. Ce l'hai il numero di Max, tu? No. Sì, Max è un mio caro amico, lo ringrazio. E guarda, noi qua stiamo rinnovando. Sai fare i trimoni? I trimoni, mi scusi, non so cosa siano. Per favore, io sono Mimmo, ma veramente, ma che siamo in terza media che facciamo queste battute col signor Ugo, scusa. È una cosa che si fa con le mani. Questo... poi sto pure un po' in paranoia che ho pippato tutta la sera, compa, mi sento un po'... Una chiamatella. Allora, tu devi considerare che questa sarà l'ultima chiamata che tu riuscirai a fare. Vabbè, mo la chiamo. Comunque ci parla e basta. Sì, vabbè, intanto mo saliamo con lo yacht, poi si vede.
Tanto già lo so come va. Ma come facciamo a venire lì con lo yacht? Scusami. A nuoto, come vuoi venire? Ah, ma io c'ho... Aspetta. Vabbè, vai che devo fare una chiamata che chiama una persona per venire e arrivo. Dopo però voglio tornare al locale, no? Voglio un attimo stare nel locale. Ecco Ciacchi, gli è passato lo sballo, ora pensa a mia. Tu stai tutto... Cioè, vorrei che ti fosse... Ciao, Pino! Buonasera. Che è successo? C'è un'interferenza? No, dove sei? Sono qui vicino alla spiaggia. Ah, anch'io. Ah, sì? Mi vedi? Dove? Sì. E sono, vabbè, diciamo, se vuoi ti passo a prendere. Dimmi dove sei tu, io sono, diciamo, di fronte al mio locale sulla spiaggia. Ah, guarda, vengo io verso di là? Sono qua vicino. Vai, vieni, vuoi vieni. Sai dove sono? Sai il locale, quello lì, col tritone? Ah. Sono lì. Ah, vieni. Ah, stai camminando? No. Sì, più o meno, cioè, sono con la moto. Ah, vieni, io sono a piedi. Ah, ok, va bene. Ci sto camminando proprio lungo il mare, va bene? Va bene, ok. Salve. Oh, sta arrivando, la sto aspettando, sta arrivando qua in allora, moto. Allora, senti a me, la mia futura moglie, Red, mi ha detto che lei non vede, non sente e non parla. Ma le donne sai che sono così, poi tu ci litighi e questa parla, no, compà. Però tu ti devi fidare perché... Ma io non è che diciamo... non mi fido di te, io non mi fido delle donne, compà, non è che non mi fido. Gli amici sono gli unici che non te la mettono in culo, no, le donne... Non ti preoccupare, al massimo l'ammazziamo, quanto problema che te fai. Vabbè. C'avete una birra voi, ragazzi? Oh, ma c'avete una canna, raga? Sì, tieni. Oh, questa sì, volentieri. Io sono la birra, questa ragazzi. È buona, questa è buona, vero? La birra va bene. Mi scassa una bella birra, mi scassa. Ma che birra? Un bel drink non era male, Perché mi faccio una birretta anch'io? Una bella birretta. Giusto per stare chill. Ma cos'è, artigianale questa qua? Di dov'è? Peace and Waters. Luppolo importato, adesso che cazzo ne so. Viene dalla Lupponia, viene. Dalla Lupponia, esatto. Non l'avevo mai sentita la Lupponia. Jay, ti fiacca se mi faccio una cannetta? No, tanto ci sono quelle legali. Ah. Sì, lui fuma solo quelle legali. Assolutamente. Lui fuma quelle legali, certo. Ma sì, perché ti rilassano e basta, senza sballarti, capito? Ti danno proprio quello stato un attimo di... Ma una birra qua, non... Vieni qua. Aspetta un attimo, questo tutto... Sapete che mi sono ripreso a livello cerebrale? Vieni qua. C'è altre canne? Perché praticamente ho capito che la canna mi fa passare l'effetto della cocaina. Ascoltami, espirra. Ti ho dato una canna illegale. In tutti i casi hai ti sto passando quelle legali, ok? Sì, no, però perché vedo la canna mi sta facendo scendere l'effetto della cocaina. Ok, di che hai bisogno? Altre due o tre canne, tipo, mi servono. Non ne ho più. Non ne ho più. Vedi se c'è l'ambare. Yeah. Hai visto? Amore, hai una canna per me? Legale, per favore. Legale. Amore, hai una canna per me? No, non ne ho, lo fai. Beh, quindi che dici? Allora, mettetevi comodi perché stiamo per metterci in moto. Ma sai cosa farei, amore? Io metterei anche... Oh, ci proviamo a mettere un attimo al sole? Ti devi abbronzare? Mettere un po' di musica. Sì, andiamo. Un po' di musica ci vorrebbe. Un po' di musica ci vorrebbe, ragazzi, si può. Ti gira la testa? Sì. Gira la testa, Pino? No, a me no. A me gira la testa, Ah, sì. Oddio! Oh! Ah, sono un po' ubriaca. Come sei ubriaca? Ma che cazzo è con una birra sei ubriaca? No, avevo anche una bottiglia, me la sono sgolata tutta a gargarella. Sei esagerata, vedi che buona. Vabbè, mettiti sdraiata un attimo, vuoi che ti... Sì, sdraiami tu, va. Lo fallo sdraiare nel letto che è più comoda, no? Allora, la musica voi ragazzi? La musica? Un attimo che questa qua mi sta sboccando addosso. Non è che posso mettere pure la musica. No, dico, la sentite? Livello, non sono quel livello. Sì, dicono tutti così e poi dopo c'ho un maglione nuovo. No, raga, che mi sono comprato sto maglione d'Hermes
Per favore, questa mi vomita addosso. Infatti è bello, però non sono mica così ubriaca. Guarda, sei sicura? Bene. Sì, sì, sì. Benissimo. Sto togliendo l'ancora. Allora, un attimo che faccio l'annuncio. Oh! Sto togliendo l'ancora. E come faccio? Ti volevo mettere a te prima. Pino, ascolta, volevo chiederti una cosa. Buonasera, signore e signore, benvenuto a bordo dello yacht. Vai, mettiti seduto, mettiti seduto che sto partendo. Siamo in direzione a Caio Perrico, arriveremo all'incirca meno quasi. Buon viaggio. Vabbè, non ci riesco. E neanche io ci riesco, lo sai? Niente, allora sto in piedi. Comunque a me fa... Mi reggo su di te. Ti reggi su di me. Ti reggi su di me. Sì, tienimi tu, va. Vuoi, ma non riesci a metterti seduti? Vuoi mettere in ginocchio? Aia. No, no, sto appoggiata così. Tu già. Reggimi, eh? Io ti reggo volentieri. Tienimi, tienimi. Scendi pure che non cadi così. Non mi stai tenendo bene. E ti sto tenendo con... Perché non ti voglio toccare il seno, mi sembra male, capito? Ti sto cercando di tenere come posso. Se vuoi... Devi metterle qui così. Qual è? Così sto... Ecco. Aspetta, voglio trovare una cosa, scusami. Così sto... ecco qua. Ma ti vuoi reggere a qualcosa di... Senti, devo chiederti una cosa. Non ho capito. No, non ho capito. Dov'è la tua compagna? La mia compagna? Ma io mica c'ho la compagna. No. No, diciamo... Ho messo incinta una. Così, tanto per... No, non è che è tanto bello. Tanto bello, cazzo, che lo sta tenendo. No, nel senso che è capitato. È capitato, sì, è la prima botta, tra l'altro. Accidenti. Ma il gentleman è quello, il capitano, come parla? Non si è saputo controllare, Non ho capito. Non ti sei saputo controllare. Ma volevo chiamare dal primo momento, era un po' che non chiamavo. Poi, non so se tu mi segui, OnlyFans. E no, cioè sono un pornatore proprio famoso per questo, mi chiamo Speed. Speed. Ho capito. Vabbè, come si chiamava? Mi sono ripresa, un po'. Dopo che mi hai retto così, mi sono ripresa. Sì, ma ti va se andiamo a prendere una boccata d'aria, che sennò qua vomiti magari. Che c'è? No, scusa, ho capito che ti sei un attimo... Oh, mamma mia, freddissima. Mi ero già asciugato, ci mettiamo un po' più su? Oh. No, aspetta che ti devo un attimo rimettere a posto. Se stai così possiamo parlare tranquillamente, cioè non c'è nessun problema. Ho capito che cazzo hai fatto. Insomma, sono anche i tuoi, i nostri amici in comune, di sopra. E quindi? No, così, insomma. Volevi star qua? Ti piace più star qui? E tu vuoi andare? Là dentro è così stretto. So che non ti dispiacerebbe, però è stretto dentro là, dentro la stanza, capisci? Ho capito che è stretto. E staremo vicini, no? Se dice scomodo più che stretto. No, non c'è, cioè, tutto basso, non si capisce niente. Ma scusa, infatti poi qua magari poi questi parlano, ci facciamo portare in pizzeria magari un attimo da me. In pizzeria? Se vuoi, cioè, ti porto in un posto. Ma. Però dobbiamo andare via da qua. Ma che ho detto, Gigi? Scrivi desk al posto di me e scrivi senza. Ti piace questa idea? Vai, che mi sto creando un fischietto. Andiamo. Ti sta rompendo le palle? Qua sì. Ah, ok. Andiamo in un posto, no? Mm-hmm. Funziona il telefono, mo. Vabbè, così facciamo una chiacchiera. Senza rompersi male palle. Mai rompersi le palle. Andiamo. Va bene. Vabbè, dillo tu, va. Aspetta, mi sposto. Non più spostarmi. Ragazzi, ma andiamo verso la pizzeria. Cioè, verso Riva. Hai fatto meno!
No, che ho fatto? Che ho fatto? Che ho fatto? Ma no, ma non ho fatto niente, non ho fatto niente, ragazzi. Ma che sono ste battute? Ma è così, per scherzare, lo sai, tra amicizia, no? No, 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 ma ha fatto cadere... secondo te ci mettiamo a dire queste cafonate? Sappiamo tutti, insomma. Vabbè, comunque... lo metto alla guida. Comunque mi ha fatto cadere in mare. Sto tutto raffreddato adesso. C'ho i pantaloni bagnanti. Non puoi essere asciugato. Ho capito, ma c'ho la minchia all'aria, ragazzi, mi fa un freddo così, mi sta tutto... Non è così di solito, ragazze, è che è tutto sto vento qua freddo. Signori, qui è il capitano che vi parla, siamo in partenza. No, no, ci tenevo a dirlo che comunque non è così di solito. Ma non... Pino, ma infatti tuoi. Che problema hai? Che col freddo praticamente... È una cosa normale, perché te fai il problema, non ho capito. Mi vergogno un pochino così, ragazze. È il freddo, ripeto, non è così di solito. Ma secondo te ti giudico in base a... se, cioè, non ho capito. No, 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 dico che prima l'hai visto com'era, non è che... Non era così, non era così. No, 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 ci tenevo a dirtelo. No, perché c'ho i pantaloni bagnati. Vabbè, ma è una cosa normale. Ti fai troppi pensieri, eh? No, 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 no. Oh! Ma dove cazzo stiamo andando? Davanti alla pizzeria stiamo andando? No, non è una puntata senza un senso, che è in bar, mi ha voluto fare il coso della barca, raga, che sono stato e gli ho fatto RP con lui. Volevo stare un po' più in pizzeria e rimandare a dopo di beccarmi con lei, però è andata così, mi sono, cioè, ho preso le cose come sono andate. Cioè, la volevo al massimo rallentare a dopo, non andava di farla, però ho seguito il loro RP. Sì? Sì? No, scusa, che io quando c'è la barca che va, c'ho sempre paura. Guarda come fa, mamma mia. Vibri tutto, eh? Oh, aia, 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 aia. Mi sono fatto male. Com'è che sto facendo? Sto così. Mi ha dato dare un colpo. Non prendo la barca. Cos'è sta roba? Non prendo. Mi sono rotto qualcosa qua. Non prendo la barca. Secondo me mi sono rotto un'unghia. Mi sono rotto un'unghia. Oh. Ci stavo. E con l'altra cosa vuoi fare? Oh, Mare, mi devi dare una mano con le canne, compà. Perché io l'unico modo per smettere di bippare è che fumo. Cioè io c'ho bisogno... Avrei bisogno... Sì, ma io avrei bisogno di qualcuno che mi vende, che cazzo ne so, 1-2 chili. Un chilo indica, un chilo sativa ne vorrei. Basta che andiamo nel Southside, la troviamo. Nel Southside? E chi è il Southside? Un posto qua? No, è un quartiere, ma dobbiamo andarci da solo. E ci andiamo. Quanto mi costa un chilo? Ma non lo so quanto può costare. Andiamo e contrattiamo. Avviciniamoci lì e contrattiamo un attimo il prezzo. Andiamo. Va bene, mo ci andiamo. Lei, allora, dobbiamo, però mi capito? Lei dobbiamo andare da solo, mi raccomando. Senza... Sì, io devo parlare un attimo con i ragazzi del locale. E arrivo. Vabbè, aspetta, dai. No, oppure ti chiamo tra poco, Vai. Dai, ti ci andiamo fra 10 minuti. Andiamo tra poco. Dai, andiamo, amore. Andiamo. Sono andati tutti via dal locale. Porca troia. No, adesso andiamo a fare un po' d'azione. Ma dove è andata, come si chiama, la tipa? Scusate. Ma siccome è andata? Chiamo Orange, cos'è? Vabbè, dai. Guarda, c'è anche la cosa che fa Pandan.
Comunque il locale era chiuso, giusto ragazzi? Non c'è nessuno su. Sempre a pensare a gnocca, Mimmo. A mia Mimmo dove c'è? Mia Mimmo sarà andata a letto. Sono mia Mimmo, ma. Mimmo da... non sono stato neanche con Mimmo. Porca troia. Da capire se ho sbagliato. Mimmo è andata a letto. Mimmo, gli amici poi ti piscio. Però questo è anche un insegnamento per Pino e per il nostro GTA, perché poi così gli amici ti pisciano, capito? Adesso dici chiama Tonino, però è giusto, perché rende l'RP vero. Cioè se tu pensi solo alla figa, alla fine non c'hai più amici.